competenze per la finanza e l'economia locale, un podcast della scuola IFEL. Salve a tutti, sono Giampiero Fortunato, collaboratore ANCI nazionale e membro del Centro di Competenze IFEL in materia di appalti e partenariato pubblico-privato. Nell'ambito della formazione sui contratti pubblici vi parlerò oggi della competenza del Consiglio Comunale ad approvare una proposta del proponente in tema di project financing. La quinta sezione del Consiglio di Stato, con sentenza 92-98 del 2023, interviene finalmente a fare chiarezza su una questione che ha spesso visti contrapposti in tema di contratti di concessione gli addetti ai lavori del procedimento amministrativo. Difatti, veniva presentata ad un comune da parte di un soggetto proponente una proposta in project financing riguardante un intervento di recupero di un'area di quartiere. A seguito di istruttoria favorevole, il comune, con delibera dell'organo esecutivo, cioè la giunta comunale, approvava la proposta dell'operatore economico e al contempo lo nominava soggetto promotore. Tutto questo ai sensi dell'allora vigente articolo 153,19 del decreto legislativo 163 del 2006. Preliminarmente va chiarito che la procedura di affidamento di un contratto di concessione mediante finanza di progetto ha mantenuto la sua struttura costituita da più fasi che si avvicendano tra loro in maniera progressiva, malgrado i vari codici dei contratti pubblici che si sono avvicendati nel corso degli anni, compreso il decreto legislativo 36/2023. In particolare, il subprocedimento di approvazione di una proposta presentata da un proponente attraverso modalità di project finance ha una sua configurazione specificamente bifasica. L'ente concedente, il comune, valuta entro 90 giorni dalla presentazione della proposta la fattibilità della medesima, invitando, se necessario, il promotore ad apportare alla proposta le modifiche necessarie per la sua approvazione. L'ente concedente conclude la procedura di valutazione con provvedimento espresso, pubblicato sul proprio sito istituzionale e oggetto di comunicazione ai soggetti interessati. Il progetto di fattibilità, una volta approvato, è inserito tra gli strumenti di programmazione dell'ente concedente. Quindi, come si evince, il subprocedimento di approvazione della proposta in project finance consta di una subfase in cui l'apparato gestionale dell'ente viene ad essere protagonista, mediante esercizio della propria discrezionalità tecnica nella valutazione della proposta. Questa subfase si conclude con una determinazione di fattibilità, che poi avrà anche l'aspetto della semplice relazione, riguardo la proposta presentata. Trattandosi di materie e attività di particolare complessità, si ritiene che l'ausilio di figure professionali specializzate sia auspicabile. Si tratterebbe con tutta evidenza di nominare eventuali supporti tecnico-amministrativi e giuridico-economici a RUT. La seconda subfase invece è prettamente politica. Gli organi elettivi saranno chiamati a individuare se la proposta presentata, nonostante la fattibilità accertata dagli organi tecnici, presenti anche caratteristiche da poter renderla meritevole di essere inserita negli strumenti di programmazione dell'ente e quindi essere approvata. Si tratta di attribuire il pubblico interesse alla stessa proposta, quindi passare da un esercizio di discrezionalità tecnica ad uno di discrezionalità amministrativa. Secondo autorevoli opinioni del mondo della pubblica amministrazione, l'organo politico individuato quale competente all'approvazione della proposta è la giunta comunale. Di parere opposto, altri operatori con tesi sicuramente condivisibili. Tali posizioni a favore della competenza consiliare si basano sulla sovranità del Consiglio Comunale in tema di programmazione, ma soprattutto la competenza dello stesso massimo organo elettivo di stabilire le modalità di affidamento delle concessioni in tema di servizi pubblici, come previsto del resto dall'articolo 42,2 lettera E del testo unico enti locali. Quindi la sentenza del Consiglio di Stato numero 92-98 del 2023 è stata certamente dirimente. Ha stabilito la Suprema Magistratura Amministrativa che, ai sensi della normativa del TUEL, è l'Assemblea ad essere competente sulla programmazione triennale e sull'elenco annuale delle opere pubbliche, anche in merito all'adozione di pareri, trattandosi in linea di principio comunque di un'attività generale di indirizzo. Rispetto a tale ambito non è prevista nessuna eccezione in termini di competenza nella titolarità di altri organi. Ma nel prosieguo il pronunciamento è addirittura più chiaro. Quindi, in assenza di una norma specifica di attribuzione alla Giunta, ogni valutazione destinata ad incidere sulla programmazione in termini di inserimento di specifici interventi non potrà che appartenere in via esclusiva al Consiglio Comunale, quale titolare della funzione generale di qua.
Finalmente chiarezza, si potrebbe dire. Ci auguriamo in definitiva che anche l'ANAC faccia la sua parte attraverso il potere di indirizzo e coordinamento sulle norme del codice, riesca ad emanare, anche sotto forma di provvedimento del Presidente, un chiarimento definitivo e chiarificatore per tutti gli enti locali. Sarebbe un chiarimento desiderato. Un saluto a tutti da Gian Piero Fortunato.